e mi scuserete e mi scuseranno i candidati, i sindaci, se faccio una breve premessa. Ma l'occasione è ghiotta e non posso farmela scappare. Alle prossime elezioni ciascuno di noi è chiamato ad una presa di coscienza che ci impone di difendere la nostra identità professionale, che la politica dovrà rispettare, valorizzare e promuovere. Ogni giorno siamo costretti a far fronte a un sistema amministrativo e burocratico che raramente ha considerato il commercio come una risorsa reale e vitale per il territorio. Eppure a Cremona siamo in tanti. Contribuiamo alla loro sicurezza, offriamo servizio alla popolazione, parliamo alla e con la gente. E allora dobbiamo leggere nei programmi di chi si è candidato una seria ed affidabile volontà di riconoscere il valore del commercio. Dobbiamo chiedere, per quello che siamo e per quello che rappresentiamo, programmi di sviluppo della città e della provincia che mettano al centro le nostre aziende, coinvolgendoci però, dandoci le responsabilità che ci competono, ma soprattutto rispettando il nostro lavoro. È vero, ci sono grandi problemi ancora irrisolti che vanno affrontati, si chiamano infrastrutture, aree produttive, desertificazione commerciale. Chi abita in periferia, questa desertificazione la sente bene. Bisogna fare investimenti per sostenere le imprese, migliorare l'accesso al credito, e poi c'è l'invadenza della grande distribuzione. Noi siamo schiacciati per elementi dai centri commerciali esterni. Ed è per questo che è necessario valorizzare il centro commerciale naturale della nostra Cremona. E poi occorrono politiche turistiche, nuove viabilità, parcheggi. Ma tutto ormai è così urgente da non ammettere più esitazioni e margini di compromesso. A maggior ragione se sono, e lo sono, i commercianti a pagare il prezzo più alto. E vengono alle domande. E vengono anche alle domande, perché prima faccio io e poi lo secondo. Che possono parere o sembrare scontate, se vogliamo, perché da troppo tempo chiediamo sempre le stesse cose, ma non sono domande banali. Sono anche domande che dicono con quanta passione mettiamo nell'operare nella nostra città anche questo, e con quanto amore noi teniamo alla nostra città. E allora la prima domanda è questa. Il destino della città e delle nostre aziende, e quindi il destino commerciale, è fortemente legato agli assetti viabilistici. Non a caso parlo di destino. In gioco c'è la sopravvivenza delle nostre aziende e soprattutto delle nostre famiglie e di quelle di tanti dipendenti che abbiamo visto solo migliaia, il 56% delle aziende e il 35% di aziende. In tutta onestà,
parziali o totali del centro storico sono inefficaci, sia sul piano dell'inquinamento che del traffico. Tanto più se manca una reale concertazione su queste restrizioni. E allora chiediamo, come interverrete nei primi 100 giorni? Perché noi abbiamo la necessità dell'immediato. Confermerete questo assetto bioministico e queste ZPL che stanno soffocando la città e stricolando l'economia delle nostre imprese? O le modificherete? E avranno le categorie economiche parte attiva nella definizione di questo cambiamento? Grazie. Negli abitanti di Cremona,